Ti adoriamo, ostia divina, ti adoriamo Gesù, qui presente in questo altare. Ecco entrate fratelli e sorelle, c'è posto per tutti nella casa del Signore. Si allargano le mura, ma c'è posto per tutti. Signore Gesù, è una piccola folla qui attorno a te, immagine di quella grande folla che ti assiepava, venuta da ogni parte per ascoltare la parola della vita. Tu sei qui, Signore Gesù, e sei lo stesso. Sei su questo altare come nella tua barca, sul mare di Genesaret, e ancora istruisci la folla, dona ancora a loro la parola di vita, perché tu solo hai parole di vita eterna. Le nostre parole, o Signore, sono vuote. Le nostre parole non sono parole di verità e di amore. Tu solo hai parole di verità, perché sei la verità. Tu solo hai parole vere di amore, perché tu sei l'amore. Gesù, noi siamo attorno a te. Noi abbiamo riconosciuto che il Padre ti ha inviato a noi. Eravamo perduti, eravamo nel buio, eravamo nel gelo, e il Padre ti ha mandato. La vita che era nel Padre, il Padre l'ha dato a te, e tu l'hai dato a noi, perché come tu vivi per il Padre, anche noi viviamo per te. La luce che era nel Padre è in te, e tu l'hai comunicata agli uomini. Tu sei la verità. L'amore che è nel Padre tu l'hai dato a noi, e noi viviamo per questo amore. O Dio uno e trino, o Dio uno e trino, presente in quest'ostia, presente nell'incarnato Verbo di Dio, noi ti adoriamo, o Gesù, nella pienezza della tua divinità, nella pienezza della tua umanità, noi ti adoriamo. Tu sei il centro dell'universo, il centro della vita. Quest'ostia è il centro dell'universo. E noi crediamo che tutto ruota attorno a te, Verbo incarnato, dove abita la pienezza della divinità, dove si ritrova tutta l'umanità, dove si ritrova tutto il cosmo. Gesù, Figlio di Dio, noi ti adoriamo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Io sono il buon pastore. Io vi conosco uno per uno. Conosco le vostre vie. Sono vie lunghe, vie tortuose. Ma io sono la via dritta che mena all'amore, alla verità che mena al Padre. Io conosco i vostri affanni, lunghi affanni, affanni che durano da tanto tempo. Io conosco i vostri pesi, quelli che voi portate,
sulle vostre spalle ricurve. Io conosco le vostre piaghe, quelle che celate sotto le vesti, che non volete manifestare a nessuno. Io conosco i vostri pensieri, quelli più reconditi. Conosco i vostri sentimenti, quelli più occulti. Io conosco tutto di voi, ed è per questo che vi amo. Il mio sguardo è sguardo di amore, per questo voglio salvarvi e darvi me stesso, che sono la medicina, che sono la guarigione, la consolazione, la liberazione, la vita nuova. Venite a me, voi tutti affaticati e stanchi, venite a me uno per uno. E l'invito che io vi rivolgo da quest'ostia, venite a me, voi che siete nel buio, voi che siete nell'affanno, voi che siete nel dolore, voi che siete nella disperazione, voi che siete laceri, voi che siete sporchi, voi che siete nel fango, venite a me, io sono sceso per voi, per tutti voi, mi sono fatto peccato per voi, per distruggere il vostro peccato sul legno della croce. Sono qui, agnello immolato, per togliere il vostro peccato, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Sono sempre l'agnello di Dio che toglie il vostro peccato. Io, pastore, mi sono fatto agnello, mi sono lasciato uccidere per lavarvi dei vostri peccati nel sangue, per rendervi puri e immacolati davanti ai miei occhi, perché come sono io, siate così anche voi, puri e immacolati al cospetto del Padre. Io mi offro per voi anche questa mattina e vi parlo da quest'ostia. Venite a me voi tutti, che siete affaticati e stanchi, laceri e contusi, sporchi, voi che non avete la verità, voi che non avete l'amore, voi che non avete la vita. Io sono tutto questo, io vi do la verità, io vi do l'amore, io vi do la vita, io sono il Signore vostro Dio, non c'è altro che possa salvarvi. Shanahana Kishmara. Guantaharako, la vostra amarezza sarà addolcita, sarà distrutta nel mio amore. Come sei buono, Signore, come sei buono, Signore, con noi. Di parte del vostro cuore, siete ancora freddi, eppure io sono l'amore che vi parla. Aprite i vostri cuori, voglio riscaldarvi, aprite i vostri cuori e aprite le vostre labbra per rispondere al mio appello. Io sono il vostro Dio, lo Spirito di Dio viene. Vieni in questo momento, illumini le menti, riscaldi i cuori, apri la bocca, perché la parola possa penetrare e risanare. Spirito di Dio, vieni in questo momento, infiamma questa assemblea. Libera questa assemblea dalla cappa.
che grava sulle sue spalle, libera e consola lo Spirito di Dio. Vieni e guarisci, o Spirito di Dio, Spirito di Gesù, oh Gesù, soffia il tuo Spirito in questo momento, su questa assemblea.